Quando metti una fascia lombare perché hai il mal di schiena, i tuoi muscoli addominali piano piano iniziano a non lavorare più. Quando utilizzi la bicicletta elettrica, lentamente le tue gambe si disabituano a fare sforzi. E perfino nelle attività più mentali, più cognitive, questo schema si riproduce volta per volta. Più utilizzi il navigatore per andare in giro e meno ti ricorderai le strade. La stessa cosa, ahimè, succede da diversi decenni con l'utilizzo costante delle scarpe e con la salute del nostro piede. Indossando delle scarpe molto supportate, molto rigide, molto ammortizzate, finiamo lentamente per perdere il controllo del piede. Finiamo lentamente per predisporci a quei problemi ormai sempre più comuni, come fasciti plantare, metatarsalgie e alluce valgo, che sono un problema assolutamente prevedibile utilizzando un tipo di scarpe diverso da quelle che stai usando adesso. In questo video andiamo a vedere insieme come una calzatura minimalista può aiutare soprattutto le persone oltre i 50 anni a vivere meglio, avere un piede sano e soprattutto ad evitare le cadute. Alma Fisio, curare, non trattare. Se c'è una parte del corpo che ci distingue enormemente dagli altri mammiferi, dalle scimmie, queste sono i piedi. I nostri piedi sono un meraviglioso strumento di ingegneria che ci ha permesso di camminare per lunghissime distanze, evitando la fame e la carenza di cibo, portandoci poi ad avere quel surplus che ci ha permesso di evolverci positivamente rispetto alle altre specie. Pensa a quanto può essere importante il piede se l'evoluzione ha preferito questo tipo di strumento piuttosto di avere quattro mani come per esempio hanno le scimmie. Il fatto che si sia preferito rinunciare a quattro mani e perdere tantissima agilità nel saltare, salire e scendere dagli alberi la dice lunga sull'importanza del piede per la nostra salute e per la nostra evoluzione. Il piede è un fantastico sistema a fionde che ci permette di camminare facilmente riducendo al minimo lo sforzo, permettendoci quindi di raggiungere enormi distanze consumando il minor numero di calorie. Il nostro stile di vita moderno, purtroppo però, con le calzature convenzionali, ci ha portato però ad indebolire costantemente questo importante strumento, con la conseguenza di avere un piede poco sensibile, debole, e con una facilità sempre maggiore di perdere l'equilibrio. Questa cosa è ancora più importante, ancora più seria, se si pensa che la causa numero uno di ospedalizzazione per una persona dopo 60 anni sono le cadute dovute a perdita di equilibrio. Nella stessa osteoporosi, per esempio, un problema molto diffuso nelle donne dopo la menopausa, il rischio di frattura non è tanto dovuto alla debolezza delle ossa, ma tanto alla perdita di equilibrio, dovuta a delle gambe e a un piede che diventano sempre più deboli. Oggi, inoltre, le persone soffrono sempre più comunemente di alluce valgo, di fascite plantare e di metatarsalgie. Tutte conseguenze della scarpa, tutte conseguenze di una modifica costante che per 8, 10, 12 ore al giorno costringe il piede in un ambiente non adatto al suo spazio. Si basti comparare le immagini di un piede di una persona che mette sempre delle scarpe strette rispetto invece al piede di un indigeno. Guarda anche tu visivamente quanto ampio dovrebbe essere il tuo piede quando è tenuto libero e all'aperto rispetto invece a un piede che è costretto dentro la scarpa. Sì, basta avere poche nozioni di geometria e di architettura per capire che in una base più ristretta e più piccola l'equilibrio diventa sempre più precario. Quello che è ancora più importante notare è che utilizzare poco il piede e rinchiuderlo dentro una scarpa porta lentamente e progressivamente a perdere l'immagine cerebrale del piede stesso. Essenzialmente, non usandolo, lentamente lo perdi. Non lo perdi solo a livello fisico, a livello di tessuti e di forza, ma soprattutto a livello di immagine all'interno della tua testa. Se infatti pensi a come controlli le tue mani, a quanto le senti, a come puoi permetterti di fare anche piccoli movimenti precisi, proprio perché le mani le utilizzi tutti i giorni e costantemente, la stessa cosa non potrai attualmente fare con un piede che è sempre dentro una scarpa, in cui difficilmente riuscirai a muovere un dito alla volta. Oggi però, per fortuna, sta emergendo sul mercato un nuovo tipo di scarpa, una scarpa minimalista. Una scarpa che si caratterizza per il fatto di avere una base molto allargata e una suola veramente veramente molto fine. Ma non è questa una cosa sbagliata? Ti starei chiedendo. Una suola troppo sottile non finisce per sovraccaricare il mio piede, facendomi venire la talonite e tanti dolori? Il mio podologo, invece, mi ha consigliato una bella suola ammortizzata,
e anzi, meglio la scarpa con un piccolo tacco. Purtroppo, come capirai, ogni situazione è diversa e non si possono dare consigli generici per tutti. Può essere probabilmente vero che una persona anziana e con un piede estremamente debole, per evitare il dolore e l'eccesso di carico, abbia bisogno di una scarpa più ammortizzata e di un tacchetto dietro per facilitare la funzionalità del piede stesso, che ormai ha perso qualsiasi sua potenzialità. Questa però non è una strategia a lungo termine, perché un piede debole accomodato in una scarpa molto sostenuta finirà per diventare sempre più debole. La persona sana invece è una persona che riesce ad adattare il suo piede in qualsiasi tipo di struttura e che non ha bisogno di tanti tacchi di alta ammortizzazione, di tanti supporti come vogliono offrire le scarpe moderne. Se infatti utilizziamo delle scarpe molto ammortizzate o con un tacco eccessivo, finiamo per modificare non solo la meccanica del piede, ma perfino il corretto funzionamento del ginocchio, dell'anca e anche della schiena. È evidente infatti come anche un piccolo tacco di 1-2 cm possa sbilanciare il corpo in avanti, portando la zona lombare a compensare, a inarcarsi eccessivamente, e potendo essere poi questa la causa principale di un mal di schiena che non passa mai. I primi studi sulle scarpe minimaliste sono stati fatti sugli sportivi, sui runner, sulle persone che tutti i giorni vanno a correre, magari fanno 10, 20, 30 km. Dall'analisi della corsa e del passo si vede come una scarpa minimalista favorisca un peso che cade maggiormente sull'avampiede, che può permettersi di ammortizzare meglio il carico, e aiuta quindi il podista a correre in un modo più naturale, più equilibrato e quindi ad avere meno infortuni. Ma se per uno sportivo, per un runner, i dettagli tra una scarpa molto ammortizzata e una scarpa minimalista possono sì avere una differenza, ma semplicemente di qualche minuto in più in meno nella sua performance o di qualche infortunio in meno? Il vero beneficio di queste scarpe è nelle persone della terza età, delle persone che hanno bisogno di tornare ad avere un piede sano, un piede forte, che gli possa garantire un'ottima stabilità per prevenire le cadute. Dagli studi infatti si evidenzia come le persone che iniziano ad andare in giro scalze e a usare scarpe minimaliste abbiano una riduzione delle cadute fino al 50%. Il motivo è che la persona obbligatoriamente finisce per far lavorare il suo piede molto di più di quello che faceva prima. Non solamente in un ambiente protetto come può essere quello della casa, in cui c'è un pavimento liscio e non ci sono tante alterazioni, ma soprattutto fuori casa, quando si cammina su superfici scoscese, alterate e magari in cui si sente anche il caldo e il freddo a seconda della stagione. Tutti questi piccoli impulsi che riceverà il tuo piede utilizzando delle scarpe minimaliste finiranno per stimolarlo e per aumentare sempre di più anche la coscienza che tu stesso hai del tuo piede. Finirai per percepire molto meglio il suolo su cui stai camminando, finirai per sentire di più il freddo, il caldo, a seconda delle stagioni. Automaticamente svilupperai un piede che diventa così percettivo da essere paragonato alle tue mani, portandoti quindi come conseguenza ad avere un controllo maggiore proprio degli arti inferiori, che sono la base per il tuo equilibrio e per evitare le cadute. Perché allora, ti starei chiedendo, si continuano a fare scarpe sempre più ammortizzate, sempre con più tacco e sempre più supportate? Probabilmente il motivo principale è che una volta che tu ti abitui a questi tipi di scarpe, non ne puoi più fare a meno. È molto difficile tornare indietro. Se infatti una persona che è abituata ad andare in giro scalza o con una scarpa minimalista non ha nessun problema a mettere i suoi piedi in una scarpa più supportata, la stessa cosa non si potrà dire invece di una persona che è abituata ad avere una scarpa molto supportata e che passa da un momento all'altro a una scarpa minimalista. E questo aspetto mette in luce uno dei rischi principali del passare a una scarpa minimalista o di iniziare, per esempio, come nuova abitudine ad andare sempre in giro scalzi in casa. Se infatti sei una persona che per 30, 40, 50, 60 anni è sempre stata abituata ad avere delle scarpe molto supportate, con un tacco molto alto o con un'ammortizzazione molto evidente, il tuo piede sarà diventato così debole e così poco sensibile che farlo passare immediatamente a una scarpa minimalista lo metterà nelle condizioni peggiori di affrontare questo problema e lo predisporrà facilmente ad infiammazioni, a dolori e a fastidi. È la stessa cosa che ovviamente può succedere a una persona abituata a stare sempre sul divano e che si mette da un momento all'altro ad andare in palestra a sollevare 100 kg. Come per una persona sedentaria, l'obiettivo è quello di fare esercizio, ma in modo progressivo e graduale,
La stessa cosa per te, per la salute del tuo piede. L'obiettivo è quello di allenarsi e riabituarsi ad andare scalzi o con delle scarpe minimaliste, ma facendolo ancora una volta in modo progressivo e graduale. Il premio più grande che otterrai è ovviamente quello di limitare e ridurre immensamente il rischio di cadute. Ma soprattutto avrai un piede più sano, più forte e molti, molti meno dolori, molto meno rischio di avere un alluce valgo e in generale vedrai anche un cambiamento nella tua postura che parte dal piede ma passa anche attraverso il ginocchio, l'anca e la schiena. Il mio consiglio per cui è quello di comprarti delle scarpe minimal, sia da corsa o da passeggio, ormai ci sono veramente tantissimi modelli che vanno bene un po' per tutti, iniziare ad utilizzarle prima in casa per magari mezz'ora o un'ora al giorno, per poi passare a dei tempi sempre più ampi e finire probabilmente tra settimane, mesi o magari fra anche un anno a utilizzare queste scarpe tutti i giorni proprio come se fossero le scarpe di sempre. Io personalmente constato ogni volta come anche bambini di 7-8 anni abbiano un controllo del piede molto molto scarso, predisponendoli fin da quella tenera età ad avere problemi posturali e di sovraccarichi ossei. L'invito ancora una volta è di ritornare alla base, ritornare alla natura e di avere un supporto il minore possibile. Più il tuo piede sarà libero e più sarà forte, sano e ti aiuterà a vivere meglio. Adesso ti invito a te a commentare qui sotto se conosci le scarpe minimaliste, quali sono i modelli che ti piacciono di più e se hai una particolare marca che preferisci e vuoi condividere con tutti gli altri membri della community. Io prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie!